Al CUR un workshop sui cambiamenti climatici. Quali sono quindi i cambiamenti climatici in atto che stanno creando dei problemi proprio nel nostro ambiente? Certo, prima di tutto grazie per l'opportunità che ci date per poter in qualche maniera fare una sintesi su quanto ci sta accadendo in relazione ai cambiamenti climatici. Beh, lo vediamo in questo momento, leggiamo il cambiamento climatico soprattutto nella chiave della mancanza d'acqua, della siccità. E quello che sta accadendo in generale è un aumento importante della variabilità del clima e dei suoi effetti poi sul ciclo idrologico. E questo è uno dei temi principali, per esempio, che noi trattiamo ad ingegneria dell'acqua e della geologia, Water and Geological Risk Engineering, qua a Rovereto, qua a Rovigo, scusate. E il tema è proprio legato a come questa maggiore variabilità ha poi un impatto sul ciclo idrologico e su noi come comunità, come società, come economia, quali sono le implicazioni in termini di rischio. E in questo momento, come dicevo prima, lo leggiamo in termini di siccità, ma quello che vediamo è che questa variabilità si esplica a tutte le scale, quindi dalle scale più brevi alle scale multiannuali, quindi quello che probabilmente avremo davanti a noi saranno anni dove avremo delle annate consecutive con carenza idrica seguite da annate consecutive con un eccesso di acqua, con quindi maggiori precipitazioni, ma anche maggiori precipitazioni di neve, in neve solida, e quindi questo avrà delle implicazioni, ha delle implicazioni su come noi possiamo usare queste riserve, prima di tutto, e per andare poi a dare un'immagine di quello che può accadere nel territorio di Rovigo fra qualche decennio, possiamo cercare di capire quali sono le implicazioni, per esempio, prima di tutto relative alla maggiore variabilità sul comparto agricolo, quello che vediamo adesso, quindi impatti importanti sulla salute dei suoli, causa la maggiore salinizzazione, no? Quindi la penetrazione del cugno salino, come ormai tutti sanno, sia nelle acque superficiali che nelle falde diventa importante, sempre più importante, e quindi questo ha un risvolto nella possibilità di coltivare ampie fette di terreno nella zona del delta e anche più a monte. Quindi, e questo ha dei risvolti poi nell'equilibrio delle comunità, delle nostre comunità che su queste attività economiche hanno costruito un'intera vita e un'intera presenza sul territorio. Quindi come riuscire da una parte a combinare politiche di adattamento con politiche di intervento strutturale, per esempio le barriere antisali diventano strumenti importantissimi per controllare questi rischi climatici. Proprio la provincia di Rovigo ha vissuto un problema l'anno scorso tra convivenza di siccità e salinizzazione dell'acqua, appunto, per il territorio del cugno salino. Si parla anche di invasi proprio per aiutare i corsi dei fiumi a essere più pieni per non arrivare come l'anno scorso che poi si è bruciato tutto. Certo, anche se direi che non esiste una risposta unica ad un'emergenza così profonda e di così ampia scala, quindi senz'altro sono necessari i piccoli invasi di cui si parla, ma è anche necessario costruire delle politiche integrate sull'uso dell'acqua in territori e bacini così ampi come l'Adige, per esempio, come il Po. Quindi diventa sempre più importante riuscire a risolvere i conflitti tra province come quelle di Trento e quelle di Bolzano, che sono in qualche maniera si giovano della loro presenza a monte lungo il corso dell'acqua e chi usa poi l'acqua a valle, quindi è lì anche che sta la possibile risposta. Non possiamo dare risposte semplici a problemi così importanti, certamente quindi i piccoli invasi vanno bene, ma nel contesto di una politica più ampia. Grazie. I cambiamenti climatici hanno un impatto anche sotto l'aspetto legale, quali sono quindi questi aspetti? Buongiorno a tutti, innanzitutto il Dipartimento di Giurisprudenza ha aderito con grande entusiasmo a questa importante iniziativa. Il workshop che sarà tenuto dal professor Marco Magri riguarderà il tema dei cambiamenti climatici sotto il profilo dei diritti fondamentali e verranno analizzati i processi giudiziari in corso contro gli Stati, processi che si stanno moltiplicando. Ci teniamo
teniamo moltissimo a questa iniziativa perché punta sulla partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse delle scuole, e questo è il, diciamo, il filo conduttore di tante iniziative del Dipartimento di Giurisprudenza insieme al CUR, cioè puntare su una cittadinanza attiva, consapevole, un'ecocittadinanza. E questa partecipazione attiva dei ragazzi è proprio il primo obiettivo della strategia europea per i diritti delle persone minori d'età, e quindi questo si inserisce in una in un sentire comune di tante attività organizzate qui a Palazzo Angeli e di cui siamo molto orgogliosi. Grazie.